Buongiorno e bentrovati a Prima Notizia, il nostro appuntamento quotidiano dedicato alla rassegna stampa e web e a tutti i primi aggiornamenti dalla Basilicata. Tanti, come sempre, gli argomenti in primo piano anche in questo venerdì 25 giugno 2021, ma noi partiamo dagli ultimi aggiornamenti relativi all'emergenza coronavirus. Tasso di positività sempre elevato in Basilicata rispetto alla media nazionale. Nelle ultime ore a preoccupare il focolaio scoppiato a Sasso di Castalda, meta di tanti turisti. Il sindaco si appella al governatore Bardi per tutte le misure necessarie. Intanto resta stabile in regione la curva dei contagi. Il punto nel servizio di Michelangelo Russo. I numeri per una comunità piccola come quella di Sasso richiedono sicuramente una riflessione seria e approfondita. 12 attualmente i positivi nel paese melandrino, 11 dei quali scoperti in un solo giorno a seguito di uno screening eseguito lunedì scorso. Focolaio di cui si è appreso a seguito della positività riscontrata su un'intera famiglia al tampone rapido. Immediatamente sono partite le attività di tracciamento per un totale di 43 persone testate e i timori del sindaco Rocchino Nardo si sono rivelati purtroppo fondati. Ma nel piccolo borgo, meta nei weekend di molti turisti richiamati in particolare dal percorso dei ponti di Betani, i residenti temono per i possibili effetti a cascata che il virus è in grado di sviluppare. Il prossimo screening dista ancora alcuni giorni e sicuramente non sarà eseguito prima dell'arrivo dei turisti. Pertanto, secondo il primo cittadino, non c'è altro tempo da aspettare. È inviata una lettera al presidente Bardi per chiedere l'immediata disposizione delle restrizioni nel caso si rendessero necessarie. Intanto gli ultimi dati segnalano altre 4 positività a Paterno, solo 28 complessivamente gli ultimi lucani risultati positivi, altrettanti quelli guariti, a fronte di 673 tamponi processati. Pertanto resta immutato il dato degli attualmente positivi e in attesa del consueto aggiornamento del venerdì nella mappa europea di rischio riprodotta dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, la Basilicata si colora di arancione insieme a Calabria e Sicilia, il resto d'Italia di verde. Sul fronte vaccini rallentano i ritmi della campagna rispetto al trend registrato nei giorni precedenti, 1 migliaio le vaccinazioni in meno, 3.326 per l'esattezza le dosi consumate. Ed ora siamo pronti a passare alla rassegna stampa. Partiamo come sempre dalla prima pagina dell'edizione odierna della Nuova del Sud. In apertura si parla delle nomine ad Acquedotto Lucano. Bardi sfila Acquedotto Lucano al suo stesso partito e scoppia la guerra. Il governatore ne combina un'altra e sceglie il prof originario di Forenza Andretta. Smacco a Forza Italia, Moles impazzito e scatta la corsa notturna per la lista alternativa. Ci spostiamo invece nel taglio alto proprio per approfondire la notizia relativa al focolaio di Sasso di Castalda. Mai così tanti contagi. Nel weekend arrivano i turisti con il sindaco Nardo che scrive a Bardi. Stabile invece la curva regionale. Poi il consueto punto di vista di Nino Grasso. Si parla degli eroi dimenticati della sanità e le misere operazioni di Bardi. Tutto pronto invece a Matera in vista della riunione del G20 in programma martedì 29 giugno, la città dei Sassi pronta ad accogliere 500 delegati, ricadute economiche pari ad 1,3 milioni di euro. E poi per quanto riguarda lo scippo dell'acqua e campi a secco con le associazioni degli agricoltori che sono pronti alle vie legali, il silenzio della politica e la rabbia. Ci spostiamo invece nel taglio basso, Libera ammonisce e il comune corre ai ripari, associazione dura con il sindaco Guarente che fa ripulire la targa del poliziotto Tammone ucciso a Potenza nel 96 e imbrattata nei giorni scorsi. E poi l'interessante dossier di Legambiente su Abbatti l'abuso, triste primato per la nostra regione, 3 volte su 4 i responsabili riescono a farla franca. E poi nella pagina sportiva una firma storica, Serie C, Potenza 1919, entra nel club rosso-blu, formalizzato il passaggio del 15% delle quote di Caiata all'associazione al prezzo simbolico di 100 euro.
Noi ci spostiamo ora alle pagine interne, partiamo da pagina 5, parliamo di coronavirus con il focolaio di Sasso di Castaldo, la task force rassicura, ma il sindaco dice non sono tranquillo, ovviamente tutti i dettagli con le parole del primo cittadino nel pezzo del collega Michelangelo Russo. Sul fronte dei contagi raddoppiati nelle ultime 24 ore anche a causa appunto del conteggio degli 11 positivi emersi a Sasso di Castalda. Per quanto riguarda invece la zona, la mappa europea del rischio contagio, la nostra regione resta ancora in zona arancione. Da lunedì invece con la Valle d'Aosta tutta Italia sarà in zona bianca. Ci spostiamo a pagina 2 con il punto di vista di Nino Grasso. Dicevamo, oggi viene affrontato il tema degli eroi dimenticati della sanità lucana e le misere operazioni della Giunta Bardi. Andiamo a leggere i primissimi passaggi. Che fine hanno fatto gli eroi della sanità lucana, quelli di cui si cantavano le lodi nei giorni caldi della pandemia da Covid? Gli stessi che operavano a mani nude rischiando la vita nelle corsie di ospedale, mentre molti altri, quasi 2 su 3, gentilmente disertavano, preferendo la sicurezza delle mura domestiche ai pericoli di una sala di rianimazione. Ed ecco, quindi si parla del mancato riconoscimento di questo impegno da parte degli operatori sanitari, da sempre, ormai da 1 anno e mezzo, in prima linea nella lotta al Covid-19. Noi ora invece cambiamo pagina e parliamo del G20 a Matera. La città si prepara infatti al grande evento. Il 29 giugno attesi 500 delegati e 150 giornalisti. Ieri in comune la conferenza stampa per illustrare i dettagli organizzativi. Il servizio è di Mara Risola. 500 delegati di 73 delegazioni, 31 di ministeri degli esteri e 42 di organismi di cooperazione e 150 giornalisti sono attesi a Matera in vista della riunione del G20 in programma il 29 giugno prossimo. La città sarà blindata e per ospitare il vertice Matera schiererà altri 77 agenti di polizia municipale forniti da 14 comuni lucani, fra i quali Potenza. Prevista inoltre una serie di iniziative per intrattenere gli ospiti, 3.250 pernottamenti previsti e 5.350 i pasti da fornire. Il sindaco Domenico Bennardi ha inoltre annunciato che metterà un'ordinanza per mitigare le chiusure degli esercizi nelle zone interessate dal G20, almeno nella giornata di lunedì 28 giugno. La città dei Sassi si prepara così a uno sforzo organizzativo molto duro, che però avrà un impatto economico diretto pari a 1,3 milioni di euro. Il G20 sarà un importante momento di ripresa, rinascita per Matera, sicuramente un momento anche di sacrificio per alcuni operatori, però abbiamo ottenuto ieri proprio nell'ultimo tavolo sulla sicurezza in prefettura un alleggerimento delle misure, diciamo, di sicurezza, e quindi la novità è che gli esercenti potranno rimanere aperti il 29, tutta la giornata, e il 29 salvo alcune vie, diciamo, quindi in via Ridola e in piazzetta Pascoli. Tutte le altre attività potranno appunto rimanere aperte. Ovviamente parliamo anche di zone rosse e arancioni, dove potranno essere presenti solo i residenti oppure i turisti residenti appunto domiciliati nella zona rossa. Però sarà un momento di grande ripresa e rinascita, perché parliamo di un impatto di 1.300.000 euro che rimarranno sul territorio da analisi fatte appunto con la questura e la prefettura. Avremo centinaia di maestranze polizia che dovranno essere ristorate anche all'interno delle zone rosse, anche gli staff, le delegazioni. Quindi sarà un momento, insomma, di grande vivacità organizzativa, ma anche di ripresa, soprattutto un indotto indiretto internazionale grazie al fatto di essere presenti su tutti i TG, stampa, televisione, radio, ma anche sistemi social di oltre 30 paesi nel mondo. Se avremo la possibilità di organizzare e ospitare al meglio, come spero e credo, il G20 il 29 di giugno, potremo ospitare e organizzare iniziative sempre più importanti e frequenti nei prossimi anni.
A pagina 3 della Nuova del Sud trovate invece l'approfondimento relativo alla notizia di apertura, quella che riguarda acquedotto Lucano, AQL al veleno, Bardi impone Andretta, smacco a Forza Italia, Moles è impazzito ed è caos. Papa straniero non doveva essere, invece così è stato, il governatore a Roma si presenta col nome dell'amministratore e stoppa il suo stesso partito che puntava su La Penna e Pagliuca. Tutti retroscena e i possibili sviluppi di questa intricata vicenda nel pezzo del collega Celestino Benedetto, che vi invito a leggere nella nostra edizione digitale e cartacea. Noi invece ci spostiamo ora a pagina 7, continuiamo a parlare in qualche modo di acqua, prima lo scippo dell'acqua, ora i campi a secco e gli agricoltori sono pronti alle azioni legali, mentre continua il silenzio di Bardi, i rubinetti vengono tenuti chiusi dal distretto, si fa drammatica e Mattia di Coldiretti dice non c'è più tempo, così i raccolti rischiano di morire. Noi ora invece torniamo a parlare del futuro dello stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi. Ieri proprio a Melfi l'attivo della FIMCISL per discutere sul futuro dell'indotto Stellantis dopo i progetti annunciati dal gruppo nell'incontro del 15 giugno scorso. Per i particolari sentiamo Rocco Romanelli. Focus sull'indotto Stellantis Amelfi, dove si è riunito l'attivo dei delegati sindacali della FIMCISL Basilicata all'indomani della prima riunione del tavolo nazionale sull'automotive e delle assemblee nello stabilimento Stellantis sui progetti annunciati dal gruppo lo scorso 15 giugno, perché in gioco c'è anche il futuro delle 25 aziende e dei circa 3.000 addetti che ruotano intorno a Stellantis. Al momento le incertezze maggiori riguardano soprattutto i lavoratori a somministrazione o a chiamata. Ci stanno migliaia di lavoratori che ogni giorno anche loro si recano in queste fabbriche a lavorare, però con un problema in più, che là ancora c'è generalizzato il discorso di lavoro a chiamata oppure somministrati eccetera, dove ancora aspettano pure questi ragazzi, che ci dobbiamo ricordare di questi ultimi lavoratori, aspettano la loro chiamata per fare quel mese, 10 giorni di lavoro e per dare anche un contributo economico alle loro famiglie. Presente all'attivo anche il neo segretario della CISL Lucana, Vincenzo Cavallo, che ha illustrato ai delegati della FIMCISL le ragioni della manifestazione unitaria in programma sabato prossimo a Bari, Firenze e Torino. Le motivazioni della manifestazione nazionale sono diverse. Si parte dal discorso del blocco dei licenziamenti, perché noi riteniamo che sia inopportuno sbloccare i licenziamenti il 30 di giugno per quello che potrebbe portare, diciamo, lo sblocco stesso dei licenziamenti. Noi chiediamo che il blocco fino al 30 ottobre. Non è l'unico tema, noi porteremo all'attenzione del governo il discorso degli ammortizzatori sociali, della sicurezza sui posti di lavoro, dei rinnovi dei contratti del pubblico impiego e del privato. Merito al nuovo corso annunciato da Stellantis durante il vertice della scorsa settimana al Mise, il segretario della CISL ha detto che è positivo che Stellantis punti ancora su Melfi, ma bisogna ancora calcare la mano sul governo. Stellantis crede, ci sta credendo sullo stabilimento di Melfi con la produzione di 4 nuove vetture elettriche. L'unica cosa che noi dobbiamo continuare a calcare la mano sul governo affinché gli impegni assunti in quel tavolo vengano rispettati. Ed ora cambiamo pagina, alle pagine 10 e 11 della Nuova trovate il report dettagliato sull'ultimo rapporto di Legambiente sull'abusivismo edilizio per la Basilicata, un triste primato, 3 volte su 4, infatti i responsabili riescono a farla franca nella nostra regione. Dal 2004 al 2020 ha abbattuto soltanto il 32,9% degli immobili colpiti da ordinanza al sud, dove il fenomeno è più grave e diffuso, le demolizioni sono ferme al palo, contro un nord che invece mette in azione di più le ruspe, a dirlo è l'ultimo dossier di Legambiente, abbatti l'abuso. Trovate tutti i dati relativi alle singole regioni italiane, ovviamente anche alla Basilicata, alle pagine 10 e 11 dell'edizione odierna della Nuova del Sud. Noi ora invece ci spostiamo a Potenza, dove è stata imbrattata la targa della via dedicata a Francesco Tammone, il poliziotto ucciso nel 1996 da un pluripregiudicato. Dopo la denuncia di Libera, il Comune ha provveduto al ripristino, come ci spiega Donato Carbonella. Un gesto vile che deve far riflettere.
Ignoti hanno imbrattato a Potenza la targa della strada intitolata a Francesco Tammone, il poliziotto ucciso il 10 luglio 1996 da un pluripregiudicato in regime di semilibertà. Libera ha chiesto l'intervento immediato dell'amministrazione comunale e a stretto giro è arrivata la risposta del sindaco Guarente, che nel definire il gesto deprecabile ha fatto ripulire la targa, rendendo noto di aver già chiesto alle forze dell'ordine di condurre indagini per individuare il o i responsabili di quanto accaduto. Era doveroso, insomma, poter cancellare questo sfregio all'onore di un nostro valevole concittadino. Il nostro messaggio che vogliamo dare è che bisogna sempre più, quindi chiediamo ai nostri concittadini di alimentare presso le proprie famiglie il rispetto del bene comune. L'amministrazione ci sarà sempre per poter apporre, diciamo, rimedi agli sfregi, ma la vera rivoluzione si farà se nelle case insegniamo ai nostri figli a non deturpare il bene comune. Solo così potremo conservarlo. Accolto dunque l'auspicio di Libera di passare subito dalle promesse ai fatti, perché, aveva denunciato l'associazione in un comunicato stampa, la mafia più pericolosa è l'immobilismo e la civiltà di una comunità si vede dal rispetto che ha per la memoria che non va archiviata, ma vissuta nel presente. Ora resta da ripulire la zona, non proprio in condizioni ottimali, come si vede da queste immagini. Ma in tal senso sono giunte rassicurazioni dall'amministrazione già impegnata in questi giorni a ridare decoro alla città. Il tema delle manutenzioni, come visibile in città, stiamo intervenendo. Dopo una riorganizzazione dell'ente stiamo procedendo innanzitutto con la viabilità che, come era risaputo, necessitava, dopo anni di abbandono, di un intervento strutturale, e poi procederemo con le altre infrastrutture viarie accessorie alla viabilità. La rassegna stampa prosegue con pagina 15, si parla innanzitutto del gruppo Lucano con la formazione accademica per i volontari, ma sono sempre meno. Sottoscritto un accordo con l'Università Mercatorum, centinaia le perdite per effetto dei processi migratori che inducono a lasciare queste aree alla ricerca di lavoro. E poi vi invito a leggere una bella storia che arriva da San Severino Lucano, due mule e un'asina, la svolta green di sei giovani del CAI, il gruppo siciliano ha fatto tappa a San Severino. Vi invito appunto a leggere questo interessante articolo. Noi ora invece apriamo la pagina sportiva, siamo a pagina 19 della Nuova del Sud. Potenza 1919 entra in società, formalizzato il passaggio del 15% delle quote del presidente Caiata all'associazione degli imprenditori. La firma è avvenuta ieri, un avvenimento storico per il sodalizio rossoblù al prezzo simbolico di 100 euro. Trovate tutti i dettagli nel pezzo di Salvatore Colucci, ma ora andiamo a vedere proprio le immagini relative alla cessione del 15% delle quote da parte del presidente Caiata all'associazione Potenza 1919, che è avvenuta nello studio notarile Zotta con la firma sull'atto del notaio Enrica Corrado, un gesto di gratitudine verso gli imprenditori e i professionisti della città rappresentati da Franco Pace, che hanno deciso di investire nel club del Leone Rampante. Il Potenza anticiperà i tempi per l'iscrizione in Serie C con la documentazione che verrà perfezionata nelle prossime ore prima della scadenza del 28 giugno. La domanda di ammissione, la tassa di iscrizione e la fideiussione verranno presentate nella sede della Lega Pro a Firenze dall'amministratore unico Daniele Flam. Ed ora siamo giunti al consueto appuntamento con le previsioni del tempo a cura dei nostri amici di meteo7.it. Buongiorno, eccoci qua, ben ritrovati sulla Nuova TV. Appuntamento meteo in collaborazione con Meteo 7, una giornata oggi che si prospetta leggermente più fresca. Ieri ci sono stati in sera, soprattutto abbiamo avuto le prime diminuzioni sul lato occidentale, ma stentano a arrivare le correnti fresche, continua questo afflusso di aria calda, non ce ne accorgiamo, il cielo non è pulito, anche ieri sera c'era una luna bellissima, luna piena, ma comunque una pallida, se così possiamo dire, perché comunque il cielo è pieno di sabbia. Qua e là sono cadute delle brevissime piogge, roba di un minuto, 30 secondi, giusto per far cadere un po' di sabbia, per sporcare le nostre macchine, i nostri vetri, perché di pioggia vera non ce n'è. Anche oggi potrebbe piovere, ma parliamo di piogge molto molto deboli,
credo che fino a fine giugno non avremo precipitazioni importanti. Intanto vediamo la cartina preparata da Meteo7 per la giornata di oggi, una giornata che vedrà una nuvolosità maggiore. Ecco, non abbiamo più velature, o meglio, abbiamo anche le velature ad alta quota, ma abbiamo anche nubi un po' più basse, quindi sui 4-5 mila metri, che potrebbero dare origine a qualche debole fenomeno, non escluso, quindi un po' più di ieri si potrà vedere qualche pioggia sparsa, ma ripeto, ancora una volta piogge miste a sabbia, proprio perché il cielo continua a essere pieno di pulviscolo atmosferico, stante proprio la risalita di aria calda, quindi oltre al pulviscolo atmosferico c'è anche della sabbia proprio desertica che viene direttamente dal Sahara, quindi laddove ci saranno delle piogge saranno comunque rosse, rossasse, e quindi sporcheranno ulteriormente ogni cosa dove cadrà. E quindi una situazione che vedrà qualche grado in meno delle temperature, ripeto, già ieri sera ce ne siamo accorti sul lato occidentale, Potenza è scesa un pochino, soprattutto nelle zone più basse della città, ecco perché poi in quota nella parte del centro storico sicuramente i valori sono più alti. Oggi le minime 21 gradi a Potenza, intorno ai 24 gradi su Matera, dicevo nelle zone più basse sia di Potenza che di Matera sicuramente qualche grado in meno, le massime perdono qualche grado rispetto a ieri, nelle zone più riparate diciamo dal vento dovrebbero arrivare intorno ai 33 gradi su Potenza, 37 a Matera, rispetto a ieri sicuramente un paio di gradi li perdiamo. I venti ancora una volta da sud-ovest, mari che sono calmi. Andiamo a vedere la giornata di domani, una giornata che vedrà un maggiore rasserenamento. Arrivano finalmente, forse la giornata dove vedremo finalmente un cielo terso, a quantomeno apparentemente terso. La sabbia si riduce notevolmente nell'atmosfera, i venti cercano di pulire l'aria, nessuna precipitazione importante, anzi sabato, cioè la giornata di domani vedrà, sia la giornata di domani che quella di domenica, vedrà un maggior rasserenamento rispetto ad oggi, quindi sicuramente una nuvolosità minore, quindi maggior sole, le temperature sono in calo, quello sì, nei valori minimi, soprattutto nelle zone interne, nelle zone di montagna, infatti abbiamo 19 gradi la minima su Potenza e 23 gradi a Matera. Per quanto riguarda i valori massimi, vedete, rimangono più o meno invariati. Nelle ore più calde della giornata, tra le 16 e 30, dovremo raggiungere nuovamente i 33 gradi su alcune zone della città di Potenza, zone più, dicevo, più incassate della città, così come su Matera avremo ancora valori piuttosto alti, ma qui un po' più in diminuzione proprio perché abbiamo intorno ai 34-35 gradi di massimo, quindi continua a perdere qualche grado rispetto ad oggi, quindi una situazione che sembrerebbe volgere al meglio dal punto di vista del fresco, ma purtroppo dovremo ancora soffrire. Vi dico già che da domenica sera arriva di nuovo un'altra onda anticiclonica di matrice nordafricana, e quindi c'è da aspettarsi una nuova ondata di caldo che potrebbe durare altri 3-4 giorni minimo, quindi se proprio vogliamo andare a vedere a lungo termine i modelli dovremmo aspettare almeno per il 2-3 luglio per avere un cambio. Ci vediamo più tardi comunque nell'edizione delle 13.50, faremo un approfondimento per le previsioni del tempo del weekend e naturalmente per la prossima settimana. È tutto e arrivederci sulla Nuova TV. Ed ora passiamo alle prime pagine degli altri quotidiani regionali oggi in edicola. Partiamo dalla Gazzetta di Basilicata, apertura dedicata all'aumento delle tariffe dell'acqua. Sul caro acqua tira aria di rivolta, sindaci in trincea, domani a Melfi è prevista un'assemblea. E poi a Matera, dal G20 più di 1 milione di euro, il sindaco Bennardi, sono soldi che avranno ricadute positive sul territorio. In arrivo già dalle prossime ore 500 delegati assieme ai ministri degli esteri di 50 paesi nella città dei Sassi, sempre a Matera, festa della Bruna sui palazzi cittadini, gigantografie evocative a Matera.
Invece a Sasso di Castalda il focolaio Covid con 7 contagiati, in realtà i positivi complessivi in paese sono al momento 12, di cui 11 accertati nelle ultime 48 ore. E poi rampe e svincoli senza buche, un progetto da 575.000 euro, l'appalto è stato aggiudicato, lavori in estate, parliamo della città di Potenza, sempre per il Potenza, il 15% delle quote rosso-blu alla società Potenza 1919, come abbiamo visto nel dettaglio anche in precedenza. Il Quotidiano del Sud, edizione Basilicata, la guerra lucana dell'acquedotto, è il bolognese Andretta, il bolognese tra virgolette, il candidato di Bardi, capoluogo e dei centri petroliferi di Tempa Rossa, come amministratore unico. Crisi sfiorata nel centrodestra sulla candidatura di La Penna, PD e Movimento 5 Stelle, sinistra sul prorettore Unibas Greco, partiti in fibrillazione a poche ore dalla scadenza dei termini per gli aspiranti. E poi, per quanto riguarda invece il coronavirus, la variante Delta preoccupa tutti, l'appello del commissario Figliuolo per la vaccinazione. Poi la storia di una volontaria internazionale lucana da Palazzo San Gervasio al Niger, il corridoio di pace di Luciana. E invece Confcommercio che chiede di spostare l'inizio dei saldi ad agosto, anche qui a Matera con la festa della Bruna che rivivrà attraverso delle gigantografie. E anche qui si parla del G20 a Matera, una vetrina mondiale con tanti soldi, più di 1 milione di euro di ricadute sul territorio, 3.250 pernottamenti e 5.350 pasti. Noi ora invece, prima di proseguire, ci fermiamo, ma soltanto per un minuto di pubblicità. Cosil in Auto, concessionaria Alfa Romeo e Jeep, oltre 50 anni di esperienza nel settore automobilistico a Sala Consilina e Potenza. Assistenza altamente qualificata e pezzi di ricambio originali. Cosil in Auto, unico centro quadrifoglio verde e 4C in Basilicata. Da Cosil in Auto, ampia disponibilità di vetture aziendali con chilometri certificati garantite da Mirafiori Outlet, Click Car e Select for You. Non andare oltre, la tua auto ti aspetta qui. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta essere scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Guida BMW Serie 1 M Sport anche senza acquistarla con il leasing Wi-Fi. Da 160 euro al mese, dal 1,90, TAEG 408. E dopo un anno sei libero di rifinanziarla, cambiarla o restituirla. Eccoci tornati in studio per l'ultima parte di Prima Notizia dedicata alla rassegna stampa dei principali quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, si parla in apertura di diritti, l'Europa contro Orbán, frattura sulla legge omofoba ungherese con il Premier Draghi che dice il nostro trattato difende le libertà, lettera di 17 capi di governo che definiscono inaccettabile la legge ungherese, ma Budapest insiste, non si cambia, arriva la controreplica, così è fuori. Rivedremo quale sarà l'evoluzione di questa interessante vicenda, importante vicenda a cui anche Repubblica dedica l'apertura. Unione Europea, la battaglia sui diritti, la Commissione contro l'Ungheria, le misure sono discriminatorie e dovete ritirarle. Draghi a Orbán, c'è una storia antica di oppressione, la replica, ipocriti, le regole non riguardano i gay.
Ci spostiamo invece alla prima pagina della Stampa, anche qui si parla di diritti, scuola e libertà di parola, cambia la ZAN, Salvini e Renzi in pressing per rivedere la norma, PD e 5 Stelle sono pronti a trattare, il nodo resta quello dell'identità di genere. Il Messaggero dedica invece l'apertura al coronavirus e alla corsa della variante Delta, i casi aumentati di 10 volte in un mese, scatta l'allarme, meno rischi per i vaccinati, come abbiamo visto anche dai numeri che arrivano dall'Inghilterra, dove i contagi sono sì in aumento, ma riguardano quasi esclusivamente persone non vaccinate o vaccinate soltanto con una dose. La prima pagina del Mattino parla di mascherine, il maxi riciclaggio, le segnalazioni di Banca Italia su protezioni da Covid e aiuti, 8 miliardi di operazioni sospette, tra chi ha fatto affare ci sarebbero anche dei politici. La pagina sportiva con la Gazzetta dello Sport, parliamo ovviamente degli europei di calcio, siamo alla vigilia della sfida tra Italia e Austria per gli ottavi di finale, con la Gazzetta che titola Wembley, arriviamo azzurri a Londra per ritornarci nelle finali, infatti la Final Four degli europei si svolgerà proprio nello storico stadio londinese, si scalda la vigilia degli ottavi con l'Austria nello stadio Mito, partenza ritardata, è il caso di inginocchiarsi oppure no, il riferimento è a quanto accaduto nella scorsa partita, Bonucci spiegherà la linea, probabilmente questa volta gli azzurri saranno tutti in piedi. Noi prima di salutarci andiamo a dare un rapidissimo sguardo ai siti dei principali quotidiani nazionali con le aperture in questo momento, siamo su Repubblica .it, si parla della legge Zan, un fronte conservatore dietro la manina che ha rivelato la nota del Vaticano, e poi per quanto riguarda il Covid, variante Delta, l'Italia alza le difese, ci saranno controlli su tutti i nuovi contagi con il sequenziamento dei tamponi per individuare il più possibile questa variante che è molto più contagiosa. Chiudiamo con Corriere.it, con Draghi che avverte Orbán, avete sottoscritto anche voi il trattato che tutela le libertà, si parla ancora della legge omofoba, dell'ultimatum lanciato dall'Unione Europea all'Ungheria. E noi con questo siamo giunti alla fine anche di questo appuntamento con Prima Notizia, lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Prima di salutarvi vi ricordo gli altri appuntamenti informativi della mattinata sulla Nuova TV. Alle 10 la prima edizione del TG Flash, alle 10.30 l'approfondimento di Prima Notizia con Celestino Benedetto e i suoi ospiti, alle 12 la seconda edizione del TG Flash, per arrivare alle 13.50 alla consueta prima edizione della Nuova TG. Da parte mia invece per il momento è davvero tutto, grazie come sempre per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una serena giornata.